Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti come promesso nel DLC di Bioshock 2. Vediamo un po' di che tratta questo DLC. Allora, difficoltà, beh, è difficile direi. E avviamo.1968, Rapture, stesso anno, sì, del gioco base, sì, se non erro, sì. Il soggetto Sigma si sta avvicinando al Minerva's Den. Non deve raggiungere il pensatore. Far saltare in aria il tunnel! Pensatore? Qualche tempo dopo. Beh, anche qua siamo un Big Daddy, ma ci hanno chiamato Sigma. Quindi siamo un altro, non siamo il Delta. Però se Sigma se, sì, viene dopo di Delta, secondo l'alfabeto greco, quindi... Ehi là, soggetto Sigma, Sì. riesci a sentirmi? Io mi chiamo Porter, Charles Milton Porter. La dottoressa Tenenbaum mi ha detto che puoi aiutarci a portare il pensatore via da Raptor. Non sarà facile, ma ciò che vale la pena fare non lo è mai. Dovresti poter entrare attraverso la camera d'equilibrio. Dicevo che chiamandoci Sigma, se la Sigma viene dopo la Delta, dovremmo essere più aggiornati, presumo, poi non lo so. Dobbiamo portare via il pensatore. Chi è? Boh. E ha parlato della Tenenbaum, quindi è... Beh, forse scopriremo che fine aveva fatto. Ecco la solita camera. Leva di depressurizzazione. Da qualche tempo il Minerva's Den è rimasto tagliato fuori dal resto di Raptor, ma non dalla ricombinazione. Non abbassare la guardia, il Den è rimasto al buio, ma se riavvii il relay che troverai lì, io potrò ripristinare l'elettricità. Ok, fatemi pistina la corrente al Minerva's Den. Ah, ho solo la telecinesi e la trivella. È già qualcosa. Kit medico. Un messaggio audio, ma di là? Cosa c'era di là? Si sale.
strane macchine. Ma devo andare su o giù? Ho idea che devo andare di qua, quindi forse l'altra è una strada, diciamo, secondaria. Adesso se la ritrovo, magari. Signor Porter, lasci che sia il primo a congratularmi con lei per la fondazione della Raptor Central Computing. Ogni volta che un altro paio di mani si poggiano su di essa, la grande catena non fa che allungarsi. Confido che io e lei tireremo Raptor dalla stessa parte. Non so. Uscita, airlock, camera d'equilibrio. Minerva's Den, il centro tecnologico di Rapture. Ah, una specie di supercomputer. Sì. Ehi là, benvenuto al Minerva's Den, dove nasce la tecnologia d'avanguardia di Rapture. Girare al largo. Non è molto invitante. Io girerei al largo, ma non posso. Non c'è più niente. Gli attacchi sì, sono gli stessi, ok. Archivi. Rapture Central Computing. Archivi airtight. E di qua. Ah, eh? McLendon Robotics. Chi bussa al Minerva's Den? Il nuovo giocattolino di Porter? Lui vorrebbe il pensatore tutto per sé. Ma vedi, vecchio mio, la macchina ha scelto me. Ah, un altro invasato. Property of, proprietà di Ri. La signorina Klein. Tutto qui, lo stai facendo peso. Impossibile. Aspetta, aspetta, lancio un po' di roba, gli occhiai, ecco. Reed Wall. Fondammo insieme la Raptor Central Computing. Ma anni fa quell'avido bastardo mi fece fuori. I ricombinanti, la sicurezza. Adesso è lui che comanda al Minerva's Den. Sì, ho sentito. E ho letto. Io e Porter siamo soci, ma lui sta sprecando quella macchina. Nelle ore di chiusura l'ho usato per predire i risultati delle partite di baseball ed è incredibilmente preciso. E applicando quelle equazioni ai mercati di Rapture, questa cosa è una gallina dalle uova d'oro. Ma Porter, l'ho sentito che inseriva registrazioni di sua moglie morta. Quell'idiota vuole trasformare il pensatore in una persona. Non potrei immaginare fato più misero per una macchina tanto perfetta. Sì. Cioè, qua proprio la corrente non c'è. Non ho l'elettroshock. Questo non va. Traditore. Laser ionico. Oh. Aspetta, Pensaci bene, Sigma. Tu credi che Porter sia tuo alleato, ma il pensatore la vede diversamente. E il pensatore sa. E pensa, soprattutto. Cosa sarebbe Raptor senza automazione? Ah. Dalle porte all'apertura automatica alle consegne pneumatiche, Raptor Central Computing fa in modo che la vita giri senza intoppi. Togli un bel po' sto coso. Ce l'ho fatta. La situazione volge a nostro favore. Sali al mio ufficio nell'ala dirigenziale. C'è una cosa che ti servirà. Presto.
E dov'è il tuo ufficio? Ah, di qua. Telecamera di sicurezza. Dove? Ah. Ci arrivo, sì. Ok. Kit. Nuovo plasmino diversivo. Ah, ok, quello delle telecamere, sì. Sì, vabbè, mettiamolo, tanto non ne ho altri. Inganna il sistema di sicurezza in modo che robot, torrette e telecamere attacchino chi vuoi tu e sfrutta l'aiuto di robot amici. Mm-hmm, ma mai usato. Comunque, qual è il segreto del successo della Raptor Central Computing, il più avanzato dispositivo di calcolo del mondo, il pensatore? Vorrei avere il grilletto, il grimandello elettronico. Il signor Ryan mi ha ingaggiato per costruire un calcolatore in grado di far funzionare un'intera città come un orologio. La rete di interpretazione dati operativi di Raptor. La gente lo chiama più semplicemente il pensatore. Sono riuscito. Ah. Boom! In perfetto orario. Pensavo di farcela. Che in perfetto orario? Scusi, stavo... No! No, Dicevamo... Il signor Ryan mi ha ingaggiato per costruire un calcolatore in grado di far funzionare un'intera città come un orologio. La rete di interpretazione dati operativi di Raptor. La gente lo chiama più semplicemente il pensatore. Sono riuscito a integrarci anche il potere dell'Adam, permettendo al calcolatore di elaborare i dati alla velocità del pensiero. In altre parole, pensa per noi, sì, e integrando il processore di ragionamento indipendente potrebbe finalmente pensare per se stesso. Se solo Turing mi vedesse ora. Cazzarola. Io continuerei così. Ok. Ho sprecato due cose, ma pazienza. Scatto sportivo, ok. Sì, sì, lo conosciamo già. Mettiamolo. Aggiriamo. C'è niente. Oh, con 10 dubito. La tema può fornirti un tonico bonus se completi le prove protettore. Ah, ok. Vedo tutte le prove e poi recati presso Caterens Garden per ricevere il tonico maestro protettore. Sì, le prove protettore sono dei minigiochi di Bioshock 2, specie di... Tu praticamente devi proteggere la sorellina per tot tempo. Ah, ok. Ma quella? Pubblicità... Prima di guastarsi, quei robot aspirapolvere hanno risucchiato ogni genere di roba. Aprine uno e potresti trovare oggetti utili. Distruggi i robot aspirapolvere per recuperare un prezioso bottino. La madonna, che cavolo hanno aspirato? Non c'ho niente qua. Vabbè. Sì, il kit medico è prezioso, ma è $2 lì. Insomma. Va bene, non ci lamentiamo. Aspetta. Qua farebbe il caso nostro. Giusto? Ah, punto. In questo caso è servito. Ok. Ti metto.
si dimette. Sarà mica un seguace di Gil, che diceva licenziato di qui, licenziato di lì. Ok. Non riuscirò a far quadrare questi conti. La signorina Klein sarà molto delusa da me. Aspetti, aspetti. Chi ha programmato questo? Ah, ma la madonna. Che cavolo succede? No, non metterti davanti. Aia. Aspetta. Ecco. Madonna, non ti mettere davanti tu. Cavolo. Aspetta, aspetta. No, dai, che come non ci arrivo? Ah, non mi vede? Ecco. Batterie termiche, saranno dell'arma nuova. Hai delle munizioni speciali. Ah. Ok, cioè. Ah, batterie termiche, sì. Beh, qua non c'è nient'altro. Qua. Chiuso, chiuso. No. Cos'è? Questa? Lucchetto elettromagnetico. Dobbiamo cercare questo lucchetto e poi vediamo. Ciao, seguiamo la freccia. Oh. Che mai lasciato? Non mi serve la benda. Ok, poi prendiamo il carburante trivella e basta. Fammi spazio. Dardo di aggiramento. Ma allora dobbiamo... Cioè, adesso non ce l'abbiamo. Quella dannata porta è ancora fuori uso. Qualcuno qui intorno dovrà pure aver avuto degli strumenti di manutenzione. Io controllerei nella sala macchine, qui nell'ala dirigenziale. E allora dobbiamo prendere il grimandello elettronico. Infatti. Il pensatore sa. A furia di pensare. Pensa, pensa. No, perché t'ho spento, scusa? Il pensatore mi ha mostrato molto. Il mio punto di vista era limitato prima. Partite di baseball e mercato finanziario, dollari e centesimi. Ah, no! I numeri si espandono, toccano tutto. Nascosto al loro interno c'è un algoritmo profetico per te, per me, per il destino dell'allele base, per l'estensione di un braccio della galassia. Il pensatore è destinato a creare la chiarissima equazione che determina tutto. Prima pensavo di conoscerne lo scopo. Pensavo che Porter fosse uno stupido. Ora capisco di essere stato io lo stupido. Super computer, sto pensatore. Se sa tutto. C'è una telecamera qua. Eccolo. Quel grimaldello elettronico dovrebbe tornare utile. Torna nel mio ufficio. Ah, ok. Qui niente. Solo uno me ne dai. Ok. Il Minerva Sden è mio. Credi di poter arrivare al pensatore? Provaci pure.
Si è incendiato, cioè si è elettrificato da solo. Ho sentito. Rapture dipende dal pensatore tutti i giorni. La gestione dei treni, i collegamenti telefonici, l'aria sempre fresca. Il pensatore, la macchina più utile di tutta Rapture. Penso a te. Ah, ma ci abbiamo anche tre sorelline qua. Visto il condotto mi è venuto in mente. Dov'è che era? Qua. Ok. Grazie agli elementi di sicurezza controllati dal pensatore, i ricombinanti di Wall non sono riusciti a entrare nel mio ufficio. Adesso ti fornisco l'autorizzazione necessaria. Ok, scansione avviata. Scansione in corso. Designazione Sigma. Per favore, venga qui. Ah, il pensatore che parla pure. Mi dispiace non poterti incontrare di persona. Avrai notato lo stato in cui si trova il Den, ma ciò che importa adesso è il pensatore. Devi raggiungere il nucleo del calcolatore e stampare una copia del codice macchina del pensatore. L'accesso al nucleo è nel settore operativo. Puoi trovare la scheda di accesso al settore nello scomparto sotto la mia scrivania. Prendila immediatamente. Tutti che dicono, ah, mi spiace non essere presente. Tutti impegnati, eh. Quel primo anno a Londra a lavorare per Turing, non vedevo molto Pearl. Passavo giorno e notte in un edificio governativo a costruire un computer per decifrare Enigma. Pearl si stancò in fretta. Io non le diedi retta. Poi una notte ero in quel complesso e cominciarono i bombardamenti. Al mattino successivo andai a casa. E dove l'avevo lasciata, non trovai altro che cenere. Nient'altro che cenere. Non una bella storia. Anche ti medico al massimo. Ah, eccolo qua. Il tempo di Porter è finito, amico. E pensi che sia giusto collaborare con quel traditore per portarmi via il pensatore? Sigma va rimosso dall'equazione. Oh. Pensatore, schiera le difese dell'ufficio. Combatti lealmente, Pinocchio! Aspetta, non c'è niente da prendere. Vabbè, dai. Wall. Era un matematico brillante e avevamo un'intesa perfetta, tanto tempo fa. Ma il ricombinarsi l'ha reso paranoico, un maniaco. Come tutti. Ci ucciderebbe entrambi per tenere qui il pensatore. Come tutti. Dove sei? Oh, uno è morto. E anche l'altro. Comoda però sta arma.
possiamo sparare raggi laser. Qua? Sente, qualcosa. Mi ha fai detto che infastidire il sensatore. Tutto sul tuo conto. Un problema complicato e questo. Da quella parte. Dove? Ah già, che c'è quella lì che spara l'elettricità. Ah, qua c'era una torretta. Oh, un'altra cassaforte, è pieno di casseforti. No. Oh, ce l'ho fatta. Nessuno di questi sa utilizzare. No, aspetta che sono in acqua. Morto così? Non è una bella posizione. Central Computing esegue più di un milione di calcoli al secondo. Il lanciere è il Big Daddy tecnologicamente più evoluto mai prodotto a Rapture. Ora si trova tra te e le sorelline. E se c'è un posto dove avrai bisogno dell'Adam per sopravvivere, è il Minerva's Den. Ma tra tutte le cose che c'erano, ho preso la scatoletta di lattine. Boh. Dannazione. La porta a chiusura magnetica è ancora attiva. È regolata dalle resistenze in quel trasmettitore. Se riesci a tirarle fuori, il magnete si disattiva e la porta si apre. C'è un plasmide che potrebbe farlo. Lo chiamano pozzo di gravità. Però il plasmide è pozzo di gravità. Secondo le registrazioni del pensatore, il supervisore del magazzino degli archivi Airtight si dilettava con il pozzo di gravità. Quindi arrivare al magazzino sarà la vera sfida. Ho sbagliato, volevo usare il kit. Se ne condivide il nome, venite a far visita al pensatore oggi stesso a Minerva's Den. Ma non me lo fa usare. Ah, c'è un Big Daddy. Aspetta. Ancora sta scatola di... Ancora! Oh! Spostati! Ok! Resistente contro il Big Daddy! Ma che cavolo! Ma prendi questa cosa! Cioè, mi prende un... No, mi prende tutto tranne quello che mi interessa! Anche lui ce l'ha, anche lui ce l'ha. No, mi ha preso. Cattivo, cattivo. Ma non mi prendeva la bombola, ma dai. Cioè, ma scusate. L'uomo nella luna è una ragazza, Mr. Boy. No, eh. Forza, Daddy. Eccoli. Scusate. No, ma non me la prende, va. Boh, secondo me è un errore, un bug. Prende tutto tranne la bombola. E anche tutta la vita.
Madonna, cos'è? No, non ho niente, ma sì, lanciamo questo. Non serve a niente. È cattivo! Mi fa male! No, ma non reagire, dai! Io non mi tolgo niente con la trivella. No, 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 no. Così prevedibile! Cerca di sorprendermi! Fai silenzio! E dappertutto è bianco e soffice, anche se si cade. Guarda, gli ha ricaricato la vita. Maledizione. Ehi, mi serve un riparo. Tutto sbagliato. Fai silenzio. Quest'area è... c'è niente. Alla prossima verifica dovrai rendere conto anche tu. Sei agli ordini di quella cosa. Oh. I ricombinanti non mi... Oh. La porta degli archivi è andata in corto. Perché non vai nel laboratorio della McLendon Robotics a cercare il plasmide elettroscarica? Sì, mi servirebbe proprio, ma proprio, proprio. Ciò che possedete, okay, vi definisce. Non merita di essere protetto. Gli archivi Airtight offrono la scelta più sicura che possiate fare. Ricordate, parliamo degli archivi Airtight nel Minerva's Den. Sì, sono stato. Se non so bene come prendere quello.